Il suono da sempre, per tradizione, è stato qualcosa che sanciva ciò che vedevamo e quindi aveva un carattere validativo e informativo. Oggi sempre più il suono tende a rivestire un carattere emotivo, cioè a fare anche concorrenza al discorso musicale, che scorre parallelo, o che può addirittura essere sostituito da suoni non musicali.